La riabilitazione motoria e respiratoria comincia subito nel letto in ospedale dedicato ai pazienti di terapia subintensiva, in condizioni meno critiche, il programma di riabilitazione è precoce avviato nel plesso delle maxi Emergenze della Fiera del Levante, gestito dal Policlinico di Bari. All'interno dei moduli, oltre al personale di pneumologia, ci sono anche nove fisiatri e tre fisioterapisti. I professionisti dell'unità operativa di medicina fisica e riabilitativa svolgono attività non solo per i pazienti di terapia subintensiva, ma anche per quelli di rianimazione con consulenze ad hoc per ogni malato, i fisiatri con il contributo degli ipneumologi, formulano un percorso di riabilitazione motoria e respiratoria e i fisioterapisti impostano un programma che si articola in più sedute durante il giorno. Sicuramente, questa multidisciplinarietà è mancata e abbiamo dimostrato essere particolarmente preziosa perché riduce i tempi di degenza. Quindi, un modello assolutamente virtuoso di cui siamo estremamente felici. Il fisiatra nella gestione dei pazienti Covid contribuisce alla prevenzione di complicanze da sindrome di allettamento che incidono negativamente sulla patologia di base, favorisce il ricondizionamento muscolare collabora insieme allo alla progressiva riduzione della ventilazione assistita all'incremento della compliance e clearance polmonare, aggiunge la professoressa Marisa Menni, ordinario di medicina fisica e riabilitativa e direttrice dell'unità operativa di medicina fisica e riabilitazione e uso del Policlinico di Bari.